Ragazzi, come sicuramente saprete già, tra pochissimo ci sarà il Nintendo Direct organizzato da Nintendo riguardante il tema Pokémon. In questo momento sto registrando alle 17:40 di lunedì, voi starete vedendo questo video circa alle 2:30 e volevo esporvi appena prima del Pokémon Direct la mia opinione e soprattutto vi voglio esporre da dove deriva questa mia opinione. Ma procediamo con ordine. Se, e dico se, questo Nintendo Direct dedicato a Pokémon dovesse rivelare il trailer di un gioco ufficiale, sono più o meno convinto che si tratti di Pokémon Stars e adesso vi andrò a spiegare il motivo. Quest'ultimo, ragazzi, deriva principalmente da una mia ricerca. Ho controllato difatti le date di uscita di ogni gioco Pokémon e mi sono accorto che c'è un caso in particolare che ricalca quasi perfettamente l'ipotetica uscita di Pokémon Stars a distanza di un anno dai titoli principali, ossia Pokémon Sole e Pokémon Luna. Questo caso è quello di Oro Argento e di Cristallo. I primi due ragazzi sono usciti il 21 novembre 1999, sto parlando ovviamente delle date giapponesi, mentre il secondo è uscito il 14 dicembre 2000, ricalcando la politica di marketing di Pokémon Giallo esattamente un anno dopo, sempre ovviamente in Giappone. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che Pokémon Sole e Pokémon Luna sono stati lanciati sul mercato il 23 novembre, 2 giorni di differenza rispetto a Pokémon Oro e Argento. E se questa non è una casualità, se questa è una semplice casualità, anzi, pensate a un possibile annuncio di un nuovo gioco Pokémon a giugno. È una cosa particolare, insomma, Pokémon Sole e Luna sono stati annunciati a febbraio e sono usciti a novembre. Ora, è un po' presto per annunciare magari un gioco che uscirà a dicembre, come è successo per Cristallo. Ma pensate, ragazzi, banalmente, che in realtà non è una cosa tanto lunga da fare, sarà semplicemente un terzo titolo, quindi la regione c'è già, i Pokémon ci sono già, ci sono meno annunci da fare per un ipotetico Pokémon Stars che uscirà a dicembre, se è come la vedo io. Io penso, ragazzi, che Pokémon Stars verrà annunciato in questo Direct sempre se si tratterà di un gioco ufficiale e quindi non si tratterà dei remake, e verrà annunciata la sua data d'uscita per un giorno attorno al 15 dicembre, come era stato per Oro, Argento e Cristallo. Per quelli che mi seguono da tantissimo tempo, vi ricordate quanto vi ho rotto le balle sulla storia della nuova Johto, sulla storia che c'erano collegamenti tra Johto e Alola? Ecco, forse potrebbe essere un altro di quelli, e forse potremmo avere trovato un senso a tutti questi ipotetici rimandi ad Alola, a Johto, al Sole, alla Luna, a Lugia o alle maree e a quant'altro, insomma. Tutto ciò, ragazzi, è sostenuto dal fatto che pochissimi giochi Pokémon, cioè che chi farebbe uscire un gioco Pokémon a maggio? Non sono mai usciti giochi Pokémon in quella fascia di tempo, insomma, in quella fascia dell'anno. Gli unici che sono usciti a giugno sono stati Nero 2 e Bianco 2, ma sappiamo tutti qual è stata la casistica particolare e soprattutto sono usciti 2 anni dopo Pokémon Nero e Bianco e non uno, quindi è impossibile che ci sia un Pokémon Sole 2 o Luna 2, perlomeno secondo i dati statistici. Tutto questo mio discorso ovviamente non toglie il fatto che si potrebbe trattare di un altro gioco Pokémon qualsiasi. Potrebbe trattarsi di uno spin-off, potrebbe trattarsi di un'app di merda per il cellulare, potrebbe trattarsi di quante volte ha pisciato Masuda in un giorno, ma ripeto, se dovesse essere un gioco Pokémon ufficiale, sono abbastanza principale, scusatemi, sono abbastanza convinto che sarà Pokémon Stars per i fattori che vi ho detto prima. Pokémon Oro Argento 1999, Cristallo 2000, Pokémon Sole e Luna 2016, Pokémon Stars 2017, fine 2017, quasi inizio 2018, dicembre. Questa è la mia ipotesi. Tra poco, ragazzi, vedremo che cosa ne sarà di questa per l'appunto. Io non so quando farò uscire questo video, spero il prima possibile, in modo tale da, fra virgolette, prevedere quello che succederà al Direct. Uscirà sicuramente nella giornata di martedì, non so se all'una, all'una e mezza, alle due, insomma, vedrò un po'. E nulla, ragazzi, vedremo poi, finito il Direct, che cosa è successo. Vi anticipo che se sarà totalmente diverso il risultato, e quindi se dovessero uscire remake, per dire, elimino il video,
Però ciò non toglie che questa sia la mia personalissima opinione. Detto ciò ragazzi, io vi auguro un buon Direct. Lo seguirò attentamente anch'io. Vedremo che cosa succederà. Confido in Nintendo e confido in voi per un bel mi piace e un commento qui sotto se siete, se avete voglia di esprimere la vostra opinione. E nulla, poi noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.